queste sono le dimensioni dei sassi che la corrente riesce durante la piena a portare. C'è un bacino di 2 km quadrati, sono piovuti 22 cm d'acqua, un quarto di quello che piove in un anno è venuto giù tra le 2:30 del 27 pomeriggio e la mattina alle 6-7. È chiaro che è una quantità d'acqua enorme. Dopo la violenta ondata di maltempo dello scorso fine luglio proseguono i cantieri post alluvione, 7 quelli attivati dal consorzio di bonifica per un investimento di circa 400.000 euro. Il consorzio di bonifica lavora in maniera straordinaria qui per somma urgenza attraverso una convenzione che è stata fatta con la Regione Toscana tramite il Genio Civile, per dare risposte immediate ai problemi post alluvione. E devo dire che a 15 giorni di tempo siamo già addirittura d'arrivo. Gli interventi per eliminare le conseguenze del drammatico evento meteorologico che aveva messo in ginocchio l'Aretino riguardano una ventina di corsi d'acqua nei comuni di Arezzo, Monte San Savino e Marciano della Chiana. Allora, sono principalmente interventi di ripristino dell'ufficiosità idraulica delle sezioni dei corsi d'acqua, quindi viene rimosso tutto il materiale che è stato portato all'interno dell'alveo durante l'evento di sabato e domenica di fine luglio. Quindi vengono rimossi detriti, materiale sabbioso ma anche materiale lapideo eccetera. In più localmente sono verificate erosioni, franamenti, quindi vengono ripristinate anche le sponde dei corsi d'acqua e i versanti adiacenti. Più qui sul Valtina il tratto che ci è stato affidato come somma urgenza è pressoché concluso, ma abbiamo visto che in realtà a monte c'è bisogno di un ulteriore intervento perché c'è stato un dilavamento, un'erosione molto grossa e va sicuramente fermata in maniera urgente.